Ciao a tutti e bentornati. Buon anno. Spero che quest'anno sia migliore per tutti. Vorrei ringraziarvi per il vostro supporto per l'anno scorso. Abbiamo fatto tante cose, però quest'anno ho pensato di aggiungere alcuni lavori che non sono borse. Quindi oggi andremo a realizzare una sciarpa molto morbida con questa lana stupenda, che è una lana super lana da meceriameri.it. Potete acquistare dal suo sito, vi lascerò il link sotto nell'info box. È una lana di 70% lana vergine e 30% acrilico ed è 200 grammi con 240 metri. L'uncinetto consigliato è 6 e 7. Utilizzerò numero 8 per avviare le catenelle e numero 7 per il resto del lavoro. E la lana è molto morbida. Potete anche acquistarla per realizzare tipo cappelli, guanti e altre anche per la coperta. Se questo video vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti. E vi invito anche a iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Ho pensato anche di aggiungere alcuni trucchi che chiamerò in inglese tips and tricks per poter realizzare vari progetti. Anche faremo alcuni fai da te con i materiali riciclati. Quindi abbiamo un elenco di lavori da svolgere quest'anno, che saranno un po' diverso di quello che abbiamo fatto negli anni passati. Adesso passiamo al tutorial. Con l'uncinetto numero 8 andiamo a avviare 121 catenelle. Questo punto è un multiplo di 4 più 5. Potete farla più lunga aumentando le catenelle. Ricordate di mantenere un multiplo di 4 più 5. Facciamo il cappio iniziale e avviamo 121 catenelle. Ho terminato di avviare 121 catenelle. Adesso andiamo a lavorare la prima riga. Lavoriamo una maglia bassa in ogni catenella disponibile, partendo dalla seconda catenella. Quindi entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Ho terminato di lavorare la prima riga, una catenella e giriamo il lavoro. Per la seconda riga in poi ho preso l'uncinetto numero 7. Però per avviare le catenelle e per la prima riga ho lavorato con uncinetto numero 8. Potete continuare con il numero 8 o anche cambiando come me. Adesso iniziamo il punto, andiamo a lavorare una maglia alta qui, saltiamo un punto e lavoriamo nel successivo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto. Saltiamo 3 punti, 1, 2 e 3. Nel successivo lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto. Soltanto qui abbiamo saltato un punto all'inizio. Tutti gli altri dobbiamo andare a saltare 3 punti. Per
Di nuovo 1, 2 e 3, saltiamo 1, 2, 3, entriamo qui e lavoriamo una maglietta, 2 catenelle e una maglietta nello stesso punto. Quindi continuiamo così fino alla fine della riga. Quando arriviamo alla fine della riga, dobbiamo ripetere come abbiamo fatto all'inizio, saltando un punto e poi chiudere con una maglietta. Ho terminato di lavorare la seconda riga, che è questo punto così. Arrivando alla fine, saltiamo un punto e andiamo a chiudere lavorando una maglietta nell'ultimo punto. Adesso una catenella e giriamo il lavoro. Lavoriamo una maglietta qui in questo punto, una catenella e andiamo a lavorare 4 maglie alte in questo spazio formato dalle due catenelle precedenti. Ve le faccio vedere meglio. Allora, abbiamo questo punto V qui, queste due catenelle in questo spazio, andremo a lavorare 4 maglie alte. Adesso lavoriamo una catenella. Andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto in questo, dobbiamo andare a farlo qui, quindi separiamo 4 maglie alte con una catenella, andiamo a lavorare 4 maglie alte qui nello spazio del punto V. Una catenella, andiamo a lavorare 4 maglie alte qui. Quindi il motivo che dobbiamo avere è questo, quindi continuiamo a fare una catenella e 4 maglie alte in questo spazio fino alla fine della riga. E arrivando a questo punto, saltiamo questo punto e andiamo a lavorare una maglia alta qui per chiudere la riga. Abbiamo fatto l'ultimo motivo di 4 maglie alte, una catenella, saltiamo una catenella e chiudiamo con una maglia alta, una catenella e giriamo il lavoro. Quarta riga, dobbiamo lavorare una maglia alta in questo punto, che sempre iniziamo con la maglia alta, una catenella, saltiamo questo 4 maglie alte. Andiamo a lavorare in questo spazio. Lo faccio vedere meglio spostando queste. Allora, saltiamo questo 4 maglie alte che abbiamo fatto nella terza riga. Andiamo a lavorare in questo spazio qui, lavorando una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Quindi non dobbiamo fare altro che ripetere questo motivo saltando queste 4 maglie alte, entrando qui e lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta in questo spazio. La stessa cosa andremo a fare per questo qui, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Dobbiamo ripetere questo motivo di saltare 4 maglie alte e lavorando punto V con una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta nello stesso punto. Quindi continuiamo così fino alla fine della riga.
Arrivando alla fine, lavoriamo una catenella e andiamo a lavorare una maglia alta in questo punto. Una catenella e giriamo il lavoro. Quinta riga, dobbiamo andare a ripetere quello che abbiamo fatto nella terza riga, quindi ripetere il motivo con le quattro maglie alte, quindi non facciamo altro che lavorare qui una maglia alta. Una catenella e andare a lavorare 4 maglie alte in questo spazio. Una catenella, andiamo a lavorare 4 maglie alte in questo spazio. Una catenella, lavorare 4 maglie alte in questo spazio. Una catenella. Adesso vi spiego tutto il lavoro. Arrivando a questo punto dovete decidere quanto volete la larghezza della vostra sciarpa, perché questa è l'altezza della sciarpa. La larghezza dipende da voi di scegliere quanta larghezza volete. Io andrò a lavorare fino ad avere 9 righe di questo motivo, punto V e di maglie alte. Quindi continuate a ripetere terza riga e la seconda riga fino ad avere la larghezza desiderata. Ho terminato di lavorare la decima riga, una catenella e giriamo il lavoro. Adesso andiamo a rifinire il bordo lavorando una maglia bassa, una maglia bassa in questo spazio, una maglia bassa qui sopra la maglia alta, 2 maglie basse dentro questo spazio e una maglia bassa qui. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa, 2 maglie basse, una maglia bassa. Di nuovo lavoriamo una maglia bassa qui, 2 maglie basse e una maglia bassa. Una maglia bassa qui, 2 maglie basse e una maglia bassa. Una maglia bassa qui, 2 maglie basse dentro questo spazio e una maglia bassa. Quindi continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine, chiudiamo con una maglia bassa. Vedete che questo non è dritta, va a scendere la sciarpa, il bordo è così. Quindi non devo tagliare il filo, andiamo a rifinire il bordo. Facciamo una catenella in più e rientriamo qui e lavoriamo una maglia bassa in questo punto qui. Lavoriamo una maglia bassa in questo, lavoriamo una maglia bassa in questo spazio più grande, lavoriamo 2 maglie basse. In questo spazio lavoriamo una maglia bassa, in questo spazio lavoriamo una maglia bassa, in questo lavoriamo una maglia bassa,
In questo spazio lavoriamo 2 maglie basse. In questo spazio lavoriamo una maglia bassa. In questo lavoriamo una maglia bassa. In questo una maglia bassa. In questo spazio qui lavoriamo 2 maglie basse. In questo spazio lavoriamo una maglia bassa. In questo spazio lavoriamo una maglia bassa. In questo lavoriamo 2 maglie basse. In questo lavoriamo una maglia bassa. In questo lavoriamo una maglia bassa. In questo lavoriamo una maglia bassa. E alla fine chiudiamo lavorando una maglia bassa. Ho rifinito già il bordo, vedete? Arrivando a questo punto, facciamo una catenella e lavoriamo una maglia bassa. Dobbiamo andare a rifinire il bordo dove abbiamo fatto le catenelle iniziale. Guardate che qui ci sono questi spazi formati dal punto V che abbiamo lavorato. Dobbiamo andare a lavorare 5 maglie alte in questo buco. In questo buco qui dobbiamo andare a lavorare 5 maglie alte, mentre qui a centro dobbiamo lavorare una maglia bassissima. Dobbiamo ripetere questo motivo fino alla fine della riga. Quindi iniziamo, entriamo in questo spazio e lavoriamo 5 maglie alte. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassissima. Di nuovo entriamo qui nello spazio e lavoriamo 5 maglie alte. Entriamo qui a centro. E lavoriamo una maglia bassissima. Di nuovo entriamo qui e lavoriamo 5 maglie alte. Entriamo qui a centro e lavoriamo una maglia bassissima. Quindi continuiamo così fino ad arrivare alla fine della riga. E poi dobbiamo chiudere con una maglia bassa. Ho terminato di lavorare il motivo delle conchiglie fino a questo punto. Arrivando qui, dobbiamo andare a chiudere con una maglia bassa. Lavoriamo una catenella, rientriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Giriamo questo bordo da questo lato e andiamo a lavorare come abbiamo fatto da questo lato, perché il bordo non è dritto, guardate, è un po' così a spiego. Lavoriamo in questo spazio una maglia bassa. In questo spazio qui lavoriamo 2 maglie basse. Una maglia bassa e una maglia bassa, 2 maglie basse qui in questo spazio. Lavoriamo una maglia bassa e una maglia bassa. In questo spazio lavoriamo 2 maglie basse. In questo lavoriamo una maglia bassa. In questo lavoriamo una maglia bassa, in questo lavoriamo 2 maglie basse, in questo lavoriamo una maglia bassa, lavoriamo una maglia bassa e una maglia bassa, in questo spazio lavoriamo 2 maglie basse. E andiamo a chiudere in questo punto lavorando
una maglia bassa e una catenella. Arrivando a questo punto, tagliamo il filo che andremo poi a nascondere con l'ago da lana. Inseriamo qui il filo, facciamo la sola di chiusura per lasciare il bordo pulito e andiamo a nascondere il filo di dietro in mezzo alle maglie. Togliamo l'eccesso e così la nostra sciarpa è pronta. Vedete, possiamo anche utilizzarla come scaldacollo in questa forma, così si può indossare in questo modo. Mettendo la spilla o un bottone qui, si può girare intorno al collo, lo possiamo utilizzare come vogliamo. Quindi spero che il tutorial vi piaccia e se così fatemelo sapere nei commenti, avremo anche modo di fare altri progetti in lana. Grazie per aver guardato i video, ci vediamo al prossimo video, ciao!